Ciao Raffaella, ciao Lilli. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Io intanto un saluto e ringraziamento come sempre, insomma, a tutti voi, sempre conferenze molto partecipate, ma farei fare le presentazioni a Rita, che conosce meglio i conferenzieri e l'argomento. Lì, che ne pensi? Va bene, un attimo, eh? Se ci sono altri interventi da parte vostra, di tuo e di Umberto, possiamo cominciare? Sì, sì, io inizierei, perché sì, comincia pure. Va bene, allora questa è la quarta e penultima conferenza della serie dantesca, e stasera relatore sarà la professoressa Maria Grazia Urini, che presento con particolare piacere. Intanto noi dell'Uni3 abbiamo già avuto il piacere di ascoltare un paio di suoi interventi, ma è stata anche una collega per molti anni in una scuola che secondo me è stata una grande esperienza, e lei ne era una dei fondatori e delle colonne portanti, ovvero il liceo sperimentale Angeloni, che negli anni 80 in particolare è stata una delle punte di diamante della sperimentazione. Direi per gli insegnanti che ci hanno lavorato è stata una grande scuola, spero lo sia stata anche per i ragazzi, ma sicuramente per gli insegnanti. E Grazia è tra coloro che hanno fondato questa e portato avanti per anni questa sperimentazione, e attualmente si occupa ancora di cultura, come vedete è implicata in diverse manifestazioni, centri e via dicendo. In particolare è attualmente presidente dell'Accademia dei Filomartani, quindi come vedete la nostra generazione, classe di ferro, non ci arrendiamo. Continuiamo a cercare di lavorare e di, per quanto ci è possibile, insomma, speriamo di renderci utili ancora, anche se ormai in pensione. Quindi a Grazia, Maria Grazia, di nuovo il ringraziamento sia dell'Uni3 di Acqua Sparta che dell'amministrazione comunale, che compartecipa a questa serie di manifestazioni, e a lei la parola per una conferenza che vedrà, che la vedrà presentarci una serie di immagini che vanno nel giro di due secoli e anche oltre, di rappresentazioni dantesche al di fuori, sia al di dentro che al di fuori dell'ufficialità, ovvero sia attraverso quelli che sono stati dipinti o illustrazioni relative alla commedia, sia anche quello che è stato l'uso
popolare dell'immagine dantesca o di scene tratte dagli scritti di Dante in pubblicità, in fumetti, in prodotti quindi di uso comune. Quindi a Grazia la parola e buon lavoro e buon ascolto a voi. Buonasera, ringrazio con vero piacere per questo invito la cara amica Rita e l'Unitredi Acqua Sparta e anche l'amministrazione comunale con la quale forse è la prima volta che faccio qualche cosa insieme. Mi ha fatto particolarmente piacere il ricordo di Rita che riguarda le nostre comuni esperienze professionali e anche la citazione dell'istituto, del liceo che ci ha veramente formato come docenti e che ha lasciato in tutti noi, posso dire, come un marchio perché di comportamento, di interessi, perché tuttora molti di noi sono attivi nell'ambiente, diciamo, culturale di Terni e di tutta la provincia e anche oltre. Venendo all'argomento del giorno, io ho ritagliato proprio i tempi, le coordinate temporali di questa esperienza dantesca proprio nell'arco degli ultimi 200 anni. In questi 200 anni, che sono quelli che hanno preso un po' l'andamento del modo di porgere Dante all'esterno, ma anche se questo è venuto da un istinto, potremmo dire, quasi innato nella popolazione, cioè, oppure insito da prima. Non voglio abusare di termini già noti, però è stata veramente una scelta dal basso, potremmo dire. Allora dicevo, in questi 200 anni si possono localizzare dal 1821 al 2021, non casualmente proprio è stata data questa determinazione temporale, perché nel 1821 si è solennizzato il quinto centenario della morte di Dante, poi abbiamo il 1865 con il sesto centenario della nascita, poi di nuovo il 1921 con il sesto centenario della morte, il 1965 con il settimo anniversario della nascita e arriviamo al 2021 in cui è in corso il settimo centenario della morte del grandissimo poeta. Questo perché? Per poter dare anche una collocazione a tutte le vicende, a tutte le manifestazioni popolari, culturali e di varia natura che si sono sviluppate nel nome di Dante Alighieri. Come è avvenuto per tanti altri fenomeni della nostra vita sociale, culturale, letteraria, l'Italia non è stata fra le prime a rendere omaggio al grande poeta negli ultimi due secoli. Ci sono anche delle attenuanti, potremmo dire, l'attenuante principale è quella che l'Italia nel 1821, ora collochiamoci in questa sfera temporale, non era una nazione unita, quindi c'erano vari stati dello Stato Pontificio, il Granducato di Toscana, gli austriaci nel Milanese e quindi i Borboni in tutta la zona meridionale, e quindi ognuno viveva in una sua realtà particolare e non veniva ancora riconosciuto il valore di Dante come poeta unificatore della tradizione letteraria e culturale italiana. Invece si erano mosse per prime altre nazioni, già all'inizio dell'Ottocento, proprio sull'onda della Rivoluzione francese, sui nazionalismi che si cominciavano a costituire, potremmo dire che gli altri stati, le altre nazioni avevano un'attenzione particolare e un grosso riconoscimento per Dante. E se noi cominciamo a vedere la situazione dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, vedremo che già nel 1818 c'erano delle presenze a Londra e nei dintorni anche di esuli italiani, fra i quali il più famoso è Gabriele Rossetti, che era un esule abruzzese che aveva partecipato a alcuni moti rivoluzionari e che per questo era stato mandato in esilio,
il quale, trovandosi a Londra, cercò subito, intanto fu insegnante di italiano al King's College, molto importante di Londra, e poi aveva proprio un culto per Dante, per un semplice motivo, perché voleva ricostruire la sua sofferenza di esule con quella di Dante, che, come sappiamo, ha avuto, no, le sue vicissitudini di esilio e così via. E si lasciò trasportare da questa passione e fece un grosso lavoro letterario, perché tradusse in inglese tutta la Divina Commedia, e questo fu un lavoro che ebbe subito un grosso riconoscimento e ottenne anche l'interesse di grandi intellettuali dell'epoca, che vi posso dire il Coleridge e anche altri autori, magari se adesso possiamo far levare una, ecco, queste sono delle opere, delle copertine disegnate da questo Henry Francischetti, si riferiscono alla Divina Commedia di Dante, vedete Dante l'inferno e poi messi insieme il Purgatorio e il Paradiso, e c'erano delle letture, proprio dei cicli di letture delle opere dantesche, per cui questa fu una situazione con un evento veramente particolare. Le vediamo le copertine, ecco, le vedete? No. Riuscite a vederle? No. No, queste sì però. No, non scorre. Questo adesso. Adesso le vedete? Sì, adesso. Adesso le vedete. E questo, appunto, diciamo, l'impegno di alcuni italiani, degli intellettuali italiani, era sempre presente, però non era un discorso unitario e soprattutto non si svolgeva in Italia. Però non è proprio così, anche se diciamo, il contributo di un altro grande esule italiano a Londra, Ugo Foscolo, portò ancora a una conoscenza maggiore dell'opera dantesca. E questo Gabriele Rossetti a Londra poi si sposò, ebbe diversi figli, fra i quali il più importante è Dante Gabriele Rossetti, al quale lui appunto volle imporre il nome del grande poeta. E questo giovane crebbe anche lui col mito di Dante e lo esplicò però sia nell'ambito letterario, perché tradusse la Vita Nova, sia anche nell'ambito pittorico, perché la sua maggiore abilità era il suo linguaggio preferito era quello della pittura. E qui vediamo due cose molto particolari. Se vedete la prima immagine in alto, e vedete, sono due scene, due saluti, il saluto, il primo saluto di Dante a Beatrice, di Beatrice a Dante a Firenze, e poi il primo saluto nel Paradiso. Belli, bellissimi, messi insieme. Ma perché sono così vicini e inscindibili? Perché, immaginate un po', sono dipinti sulle ante di legno di un mobile. Sono le due ante che si aprono e sono state ritrovate, e questo mobile ha assunto poi un valore enorme. L'altra immagine invece è un quadro, questo della Beata Beatrice, sempre dipinto da Dante Gabriele Rossetti, il quale volle eternare nell'immagine di Beatrice sua moglie, che purtroppo morì suicida, e allora lui aveva sublimato questa sofferenza dicendo che la sua moglie era come Beatrice, si trovava in paradiso, però insomma è un discorso un po' complicato. Quello che ci può interessare di più è la raffinatezza, la bellezza di questi dipinti, e soprattutto nell'esaltazione della figura femminile, che fanno parte proprio della corrente dei preraffaelliti, dei quali Dante Gabriele Rossetti fu uno dei fondatori e dei più grandi esponenti. Però lasciamo un attimo l'Inghilterra, torniamo in Italia. In Italia nel 1821, no, è meglio che le immagini tornino indietro, ecco, alle medaglie. Non è vero che non ci fu proprio nulla per celebrare Dante. A Roma, per esempio, è stata coniata questa medaglia. Noi vediamo sia la parte della la testa e la croce, come si dice, no? L'anti e il retro, e vedremo che appunto c'è anche tutta una frase in latino che esalta la grandezza del divino poeta, eccetera. E questa medaglia era stata coniata da un famoso incisore, Nicolò Cerbara, che apparteneva a una grossa famiglia di incisori romani, e
Tuttora però si può trovare in vendita su eBay, pensate un po'. Ma non è solo questo il segno celebrativo, c'è anche il fatto che in una piccolissima abitazione rustica, si viene detto, sulle sponde del Tevere, nelle vicinanze del Ponte Milvio, una piccola conventicola di evidentemente appassionati di Dante si riunì e fece davanti a un busto, che io però non sono riuscita a trovare, quindi non ve lo posso far vedere, e appunto celebrò la grandezza del poeta con una specie di cerimonia funebre tipicamente classica che si concluse anche con un piccolo banchetto. E anche questo ha avuto poi una sua epigrafe, questa cerimonia, questa un'epigrafe sotto al piedistallo, e diceva appunto a Dante Alighieri, padre della poesia italica, nel giorno in cui per destino morì, dopo 500 anni, canzoni e un banchetto funebre. Ecco che qualche piccolo tentativo è stato fatto, come anche di onorare il poeta, come anche la città di Firenze, non è che si fosse del tutto dimenticata del suo figlio così famoso. E addirittura sembra che ci sia stato l'inizio di una raccolta di fondi per trovare appunto il modo poi di onorare il poeta. E a questa raccolta di fondi partecipò anche Giacomo Leopardi, il quale, avendolo saputo qualche tempo prima, già nel 1818 scrisse quella famosissima canzone sopra il monumento di Dante che si prepara in Firenze. Questo monumento doveva essere completato appunto per il 1821, ma è stato invece portato a termine molti, molti anni dopo, mi pare nel 1830, per varie vicissitudini. Allora, come dicevamo, non solo però all'estero abbiamo avuto questo forte interessamento a Londra, era diventata addirittura, la chiamavano la Dante Mania o il Dante's Dream, cioè il sogno di Dante, ma anche in Francia. In Francia, ecco, possiamo vedere un testo abbastanza noto, anzi molto noto, che ha avuto tantissime riedizioni, che è la Divina Commedia illustrata da Gustave Doré, il quale riprese nella sua tecnica pittorica anche molti elementi del simbolismo, e questo ci può dare un'idea di come fossero queste, diciamo, immagini particolarmente curate e attente nei vari particolari. E se andiamo un pochino più avanti, vediamo qualche altra cosa che ci porta un po' oltre, però. E quindi diciamo, finora abbiamo parlato di tutte forme di ricordo abbastanza classiche, abbastanza tradizionali, abbastanza colte, possiamo dire. Però col passare del tempo vedremo invece che si arriverà anche ad una fruizione popolare, potremmo dire. Infatti, stiamo andando un pochino avanti con i tempi, però ci sono anche immagini che dovremmo considerare precedenti, perché abbiamo un pochino da soffermarci su quello che è avvenuto nel 1865, quando fu celebrata la nascita, appunto il sesto centenario della nascita di Dante. Ecco, considerate bene le date. 1865, cosa significa? Che nel 1861 l'Italia si era unita, no? Abbiamo raggiunto l'unità anche se non completa. Quindi c'è un sovrano e 4 anni dopo, nel 1865, era stata trasferita la capitale da Torino a Firenze. E allora, per la prima volta, un sovrano, che è appunto Vittorio Emanuele II, si sposterà, proprio perché voleva anche prendere contatto e confidenza con questa nuova capitale, approfitterà del fatto di ricordare l'anniversario dantesco, perché appunto si troverà a Firenze, dove intervenne a una cerimonia molto importante, il 14 maggio del 65, e verrà
scoperta una grande statua di Dante che era stata, diciamo, realizzata dallo scultore Enrico Pazzi. Questa statua è tuttora visibile in Piazza Santa Croce. Conoscerete tutti, no? L'immagine di Piazza Santa Croce. Però qui vedo che le immagini scorrono un po' troppo velocemente, non sono io a manovrarle, e allora devo tornare un pochino indietro per farvi vedere appunto la bellezza e la finezza di queste incisioni del Gustavo Doré, che sono state, ecco, molto importanti, potremmo dire. Abbiamo vorrei puntare su questa foto qui, ecco, perché questa già ci fa vedere una nuova utilizzazione. Il Doré, l'avrete visto, girano ancora delle copie, ha fatto tutte le sue incisioni sono in bianco e nero, però c'è stato questo signor Doyen, questo litografo di origine francese, poi però che mise il suo stabilimento a Torino, il quale cercò di, vedete il particolare piccolino colorato? Ecco, le riprodusse in forma colorata, con la in tricromia, in effetti sono sempre tre colori a predominare, e in questo modo le impiccolì, ne fece dei piccoli rettangolini, e darà poi l'avvio appunto a queste carte povere, delle quali più volte avrete sentito parlare. Le carte povere in relazione a Dante sono proprio questa utilizzazione spicciola, perché il testo del Doré era molto caro e molto ingombrante, e non è che in tutte le famiglie si poteva acquistare, e anche perché non c'era nemmeno l'abitudine forse, no, dell'acquisto di libri pregiati, e invece le cartoline sì, le immagini piccole sì. E allora vedremo piano piano che queste immagini di Dante arrivarono dappertutto, arrivarono in tantissimi luoghi, anche fino in America, potremmo dire. Intanto, sempre seguendo le foto, vi faccio vedere, ecco, un'altra forma di utilizzazione, anche questa molto interessante, perché i contatti con la Francia sono sempre stati molto, contatti culturali e artistici, sono sempre stati molto frequenti, e fra l'altro un giovane scultore italiano di Arpino, della Sociaria, che si chiamava Mastroianni, Domenico Mastroianni, era un antenato dell'attore, andò a Parigi, dove si perfezionò in una tecnica che aveva anche cominciato a creare lui in Italia, che era questa delle sculptor gravures. Cioè lui prima faceva delle sculture in plastilina, le incideva, cioè poi le dipingeva. Vedete infatti il Dante che sta sulla sinistra, com'è colorato, rosso, con la corona d'alloro verde, le bande bianche, eccetera. E poi le fotografava. Fotografando queste sculture colorate o anche non colorate, come vediamo nella farinata del canto decimo dell'Inferno che sta sulla destra, le riduceva appunto in formato fotografico, le stampava e le diffondeva. Così anche chi non poteva vedere direttamente le sue produzioni nelle dimensioni originali poteva averne una traccia e poteva averne un ricordo. Allora, proseguendo, possiamo dire che in realtà dopo il 1865 in Italia il culto per Dante aumentò, e anche i vari intellettuali dell'epoca, i più conosciuti, i letterati più famosi, cominciarono a essere anche loro attratti da questa figura e da tutto il mondo che poteva circondarlo. Fra l'altro, proprio anche a livello così di vita quotidiana, si notano per esempio molti bambini e bambine appena nati che vengono chiamati col nome di Dante o di Beatrice o delle varie figure, ne so, Francesca o altri, Pia, i personaggi che si più carismatici, potremmo dire, che si trovano all'interno dell'opera dantesca per eccellenza. E per fare un esempio, lo stesso poeta Carducci, che fu un grande stimatore di Dante, chiamò Dante il suo bambino, quello a cui è dedicato l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, che morì a 3 anni.
E anche un'altra bambina che lui cita nelle sue opere, in tutto ha avuto cinque figli, un'altra bambina che lui chiama la Titti, in realtà questa Titti si chiamava Beatrice. Questo è un inciso tanto per dimostrare quanto, diciamo, si cominciasse a provare interesse per Dante e per tutto quello che lui poteva rappresentare. I puristi, i veri cultori della produzione dantesca dal punto di vista proprio accademico, potremmo dire, cominciarono a storcere il naso. Per esempio, c'è un dantista molto autorevole, un certo Rodolfo Renier, che cominciò a parlare in un articolo di giornale di dantofilia, dantologia, dantomania, come dire, stanno, non so, riducendo Dante in pillole, facendolo diventare una piccola cosa. E questo, secondo il suo parere, non andava bene. Però noi dobbiamo, in questa sede, occuparci anche del valore che poteva avere la conoscenza, la diffusione dell'opera dantesca anche fra coloro che non avevano potuto conoscerlo attraverso l'esperienza scolastica, perché in realtà i tempi della scuola non erano per tutti adeguatamente lunghi, adeguatamente estesi. E quindi anche questa piccola parcellizzazione, potremmo dire, del mondo dantesco, poteva avere un suo effetto, diciamo, positivo. Ecco che qui si comincia a parlare anche di histoire et miettes, scusate il mio francese, ma insomma vorrebbe dire storia in briciole, cioè quella che noi chiamiamo la storia delle piccole cose, la microstoria messa di fronte alla macrostoria. E allora mi piacerebbe poter tornare sulle immagini di tutte quelle figurine, ecco queste qui, queste niente di meno, sempre il solito litografo Doyen, le creò per incarico di un signor Baschieri, mi pare, di un industriale friulano che aveva, che produceva le scatolette dei fiammiferi, fiammiferi di legno o anche cerini. Ricorderete, che appunto queste scatolette, hanno sempre un'immagine sopra, piccolina così. E qui, pensarono di mettere parte dei versi di Dante, accompagnati da una piccola scena delle loro opere, delle opere di Dante, appunto, di incollarle su queste scatolette di fiammiferi. E queste, nella loro piccolezza, nella loro maneggevolezza, potremmo dire, arrivarono dappertutto, tanto che erano molto acquistate, molto ricercate anche dagli emigranti italiani che si trovavano in America, in Germania, in tutte le parti del mondo, perché c'era questo fenomeno dell'emigrazione, no? Verso la fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, e provavano ogni volta un grande piacere nel ritrovare i versi nella propria lingua e le immagini di Dante. Era un qualcosa di italiano, no? Cominciava a esserci questo binomio fra Dante e l'Italia. E nel frattempo apprendevano qualche cosa. Quindi è chiaro che le immagini rappresentavano sempre i canti più famosi, più conosciuti, quelli dove ci sono personaggi di particolare spicco. E allora, per poter conoscere le vicende di questi eroi, in qualche modo, riuscivano anche a seguire un po', ad avere nell'orecchio il dolce suono dell'idioma italico, e questo non poteva fare altro che fare piacere. Ed è stata una cosa molto particolare, un'abitudine che veramente scavalcò i confini nazionali e portò la lingua italiana un po' dappertutto. Allora, proseguendo sempre ecco, andiamo un pochino più veloci, fermiamoci su quest'altra esperienza. Questa esperienza, se possiamo tornare indietro di una, ecco, qui vediamo che anche in formato ridotto, però si cominciano a produrre dei testi della Divina Commedia che acquistano un certo mercato. Queste, per esempio, sono delle edizioni abbastanza piccoline, create a Firenze da questo ingegnere Attilio Razzolini, che si dedicò più che altro alla, come posso dire, alla
miniaturizzazione su carta pecora delle immagini dantesche e delle copertine dei libri che lui appunto creava e che arricchiva anche con alcuni caratteri in scrittura gotica, cioè le lettere maiuscole, capoversi e tante altre cose. E queste andarono molto a ruba perché chiaramente i costi non erano così elevati come quelli delle pubblicazioni del Doré e di altri grandi. E andiamo un pochino avanti, ecco qui vediamo, anche lui poi le riprodusse in formato di cartolina, appunto sono cartoline postali, comincia ad esserci anche questa nuova forma di comunicazione, no? La cartolina postale a noi adesso fa ridere anche perché non le usiamo quasi più, però avere questo rettangolino di carta con il francobollo già inserito era una cosa che facilitava molto la comunicazione anche per chi non era abituato, non aveva molta confidenza con la scrittura e quindi si trovavano già quasi tutto scritto. Qui possiamo vedere nel lato sinistro le cartoline che appunto riportavano scene dantesche e versi di qualche canto. Mentre nell'aspetto, nella parte che sta a destra, vediamo com'era il retro della cartolina e vediamo anche lo spazio per l'indirizzo, vedete? Però tutto così decorato, tutto reso più raffinato in un certo senso, otteneva un buon successo. Andando ancora avanti, cosa troviamo? Ah, ecco, a proposito di cartoline. La cartolina illustrata quindi ebbe un boom in tutta Italia, ma anche poi in altri paesi del mondo. E qui siamo agli inizi del Novecento. Dobbiamo citare un umbro, un ternano nella fattispecie, che ha dato un impulso enorme all'uso della cartolina e alla diffusione e alla produzione. Sto parlando di Virgilio Alterocca, di cui mostro qui alcune immagini dei luoghi che lui ha contribuito a far edificare. Era una persona semplice, di media cultura, che però aveva proprio il piacere della diffusione della cultura e del miglioramento della cultura fra i giovani. Allora, nella foto in alto a sinistra vedete qualcosa che a Terni esiste ancora, cioè la palazzina Alterocca che sta fra Corso Tacito e la traversa via Petroni, mi pare che si chiami, dove cioè, adesso c'è una banca, no? Però in origine era lo stabilimento, la tipografia dove venivano create e stampate le cartoline. Ecco, di qua sulla destra vedete la palazzina sempre presa da un'altra angolazione e invece nelle tre immagini di sotto che non mi sono venute molto bene, purtroppo mi dispiace, però potete vedere in alto c'è lo stabilimento più grande che poi lui aveva creato e al centro ci dovrebbe essere il Regio Istituto Industriale che è quello sempre voluto da lui perché voleva appunto una scuola tecnica pratica per i giovani, è quello che attualmente si trova in Viale Brin, dove si è sempre trovato in effetti, e che attualmente ospita l'Ipsia, no? È stato per tanti anni l'istituto industriale che poi ora si è trasferito in Viale Battisti, però lì è sempre rimasta una struttura scolastica e è stata una delle prime scuole, uno dei primi edifici per la scuola costruiti a Terni, tuttora funzionante, certo con determinate modifiche. Comunque, proseguendo per Alterocca, diciamo che è stato proprio veramente lui a dare questo enorme impulso alle cartoline. Ne abbiamo delle serie enormi, qui adesso piano piano cominceremo a vederle. Vi prego, non ve le posso commentare tutte, però vi prego di seguire nella didascalia la serie, perché ogni serie, che adesso vedremo, ha il nome di un nome. Per esempio qui c'è Bigioli, fra parentesi Alterocca, poi ne vedremo altri, e questi nomi che indicano la serie sono quelli degli illustratori, perché Alterocca si forniva di tutta una serie di illustratori, sempre uno più bravo dell'altro. Qui vedete la scena in cui viene descritto proprio Lucifero, no? Che si trova, vedete, nel canto 34 dell'Inferno, quindi nell'ultima parte dell'Inferno, e Lucifero ha queste tre facce con tre bocche dalle quali escono i tre più grandi traditori
che Dante riconosce. Dalla bocca centrale esce Giuda e dalle due bocche laterali Bruto e Cassio, che sono stati, secondo la tradizione e anche secondo la storia, i due maggiori traditori di Giulio Cesare. E questo è questo bianco e nero con questi chiaroscuri così forti era la caratteristica del signor Bigioli. Poi siamo nel 1904. Qui invece, quando non c'è nulla, vuol dire non c'è nessuna serie indicata con un nome particolare, ci si riferisce evidentemente a degli illustratori che sono rimasti anonimi. Qui siamo al quarto canto del Purgatorio e il signore, l'anima in basso a destra, è quella di Belacqua. E Dante è quello invece più in alto sulla sinistra. Belacqua era un uomo, un amico di Dante, insomma in gioventù, particolarmente pigro, un uomo rimasto, e qui infatti c'è la punizione dei pigri. Andiamo ancora, ecco qui la serie Anichini è tutto un altro stile, perché questa serie è diciamo più verso il Liberty, c'è qualche accenno proprio di crachelè, frammentazione dell'immagine. E allora abbiamo dal lato sinistro, ci sono proprio Dante e Virgilio che stanno tornando a rivedere le stelle, vedete com'è stellato tutto quel cielo, mentre nel lato destro siamo al canto ottavo del Paradiso e c'è l'incontro con Carlo Martello, che è quella figura di fronte alla quale Virgilio e Dante stanno piuttosto, Beatrice e Dante stanno piuttosto così attenti. Scorriamo ancora, ecco, adesso arriviamo al di là, vorrei dirvi ancora tante altre cose rispetto a questa esperienza delle cartoline illustrate ternane. Terni per anni è stata la città che ha proprio avuto il primato nella produzione delle cartoline, al punto che quando la Casa Linari di Firenze bandì un concorso per la produzione della migliore cartolina d'arte, perché anche le cartoline erano diventate un fenomeno d'arte, appunto. Ecco perché i nomi di tutti questi illustratori e il pregio che queste cartoline potevano avere. Dicevo che la Casa Alterocca nel 1904 vinse il premio assoluto in oro. Fu la prima fra tutte le case tipografiche che appunto si occupavano di produzione di cartoline. Qui invece, torniamo indietro, ecco, qui invece arriviamo ad un altro uso delle cartoline illustrate ed è quindi sempre vicino a Dante, no? Un uso più commerciale, più pratico, più immediato. Sono state realizzate per la Liebig. La Liebig ancora si sente nominare, quando ero bambina erano molto più utilizzati i suoi dadi per brodo e anche il brodo estratto di brodo vegetale, eccetera. Il signor Liebig, che era un tedesco, produceva appunto questi barattolini, questi vasetti che vedete negli angoli in basso, molto spesso a destra, qualche volta a sinistra. Quello era il prodotto e lui faceva avvolgere il vasetto da queste etichette che rappresentavano scene della vita di Dante o scene tratte dalla commedia. Quindi qui mi pare che sono della Vita Nova molte di queste scenette, ma la cosa buffa, un po' come il marchio, come lo sponsor di oggi, è che su un lato delle cartoline e anche etichette ci doveva essere proprio l'immagine del barattolino che sarebbe stato venduto, che era il prodotto da vendere. Anche altre case, cominciò ecco questa commercializzazione del nome di Dante e della sua importanza, cominciò ad essere utilizzata anche non solo per i prodotti alimentari, ma anche per i prodotti di altro genere. Siamo al periodo delle macchine da scrivere. Ecco, guardate un po' la Olivetti che cosa ha saputo fare. Nel 1912, io vi prego di controllare sempre le date che ho messo come riferimento, potete vedere già un uso molto molto ironico, potremmo dire. Da un lato ecco il primo manifesto pubblicitario per la macchina da scrivere M1, Olivetti M1, che è una delle più antiche, se guardate vedete i tasti anche, come le vedete ancora meglio, nell'immagine a colori, dove questo Dante è vestito chiaramente con i costumi del suo tempo, con questo indice puntato verso un elemento di modernità, no? Come poteva essere considerata la macchina per scrivere, sembra quasi dire: attenzione,
Io ci sarò anche quando la scrittura andrà verso altri modi di rappresentazione. Proseguiamo ancora e ritroviamo altre cartoline, queste di uno stile un pochino più liberty, un pochino più curato. Anche questa serie Alessandrelli è molto, molto nota e molto celebre, soprattutto per i modelli che trovate sulla sinistra, che è questa serie di cui anch'io ho un quadretto in casa, rappresenta appunto nella metà della parte Dante seduto al suo scrittoio che pensa, quindi è una scena totalmente medievale. Nell'altra metà invece c'è sempre un episodio tratto dalla commedia, e la cosa più interessante da notare forse è la cura con cui viene realizzata la cornice di queste immagini, perché intanto viene citato la cantica in cui si trova quest'opera, poi ci sono altre piccole immagini che corrono intorno, ma sotto all'immagine che rappresenta ci sono sempre dei versi che la ricordano. E questo si riferisce a questo esempio qua. Invece nella destra troviamo altre immagini molto spesso tratte dalla Vita Nova o dalle rime, perché sono sempre di tono amoroso e di incontri fra Dante e i suoi amici con varie donzelle. Poi proseguiamo ancora e troviamo, ecco, questa è la serie Alinari, che è quella classica di cui appunto si è sentito molto parlare. Tra l'altro vi vorrei anche dire che queste immagini, molte di queste cartoline, sono ancora oggetto di un grosso mercato per i collezionisti. Se qualcuno ne avesse qualcuno a casa, non la butti via, perché è una cosa importante. Andiamo sempre avanti, questa è un'altra serie, la serie Sborgi, e anche questa vedete come da un illustratore all'altro cambino i colori e cambino anche proprio l'impostazione delle figure umane e i suoi loro particolari. Nella prossima, ecco, vedremo un'altra scena nella serie Faruffini. Queste sono sempre caratterizzate dalle bande gialle ai lati, mentre il centro è sempre in bianco e nero. E qui è un altro momento topico, perché Manfredi è stata una figura che ha molto, diciamo, colpito l'immaginario del periodo romantico, no? Proseguendo, siamo andati avanti e qui siamo arrivati appunto al sesto centenario dantesco. Quindi siamo già nel centenario dantesco del 1921, dovrebbe essere questo, quando ormai l'Italia è una nazione costituita con i suoi confini, anche se non del tutto definiti come sono quelli di oggi, però insomma si può anche cominciare a pensare, a organizzare un festeggiamento per Dante di una certa importanza, e si cominciano a formare vari comitati. Qui per esempio vediamo l'illustrazione del bollettino del comitato cattolico che voleva rendere omaggio a Dante Alighieri. In questa fase, in questa occasione, troviamo più che altro impegnate tre città: Ravenna, Firenze e Roma. Ravenna, perché come sapete è quella dove si trovano i resti di Dante, dove Dante è morto e ha trascorso gli ultimi anni del suo esilio. Firenze, perché è quella che gli ha dato i natali, e Roma, perché essendo ormai la capitale d'Italia, aveva naturalmente delle diciamo incombenze a cui adempiere, che non poteva sicuramente delegare ad altri. E diciamo che mentre anche qui troviamo, ecco, un'altra, a proposito di associazioni che si erano create proprio per festeggiare adeguatamente l'evenienza di Dante, qui abbiamo proprio la Pro Italia, che è un'associazione che si era costituita, e questa è una sua tesserina, che si era costituita per favorire lo spostamento dei forestieri che si potevano recare in una di queste città che ho nominato, proprio per assistere e partecipare ai festeggiamenti danteschi con una spesa magari ridotta. Insomma, era una cosa che li favoriva in questo senso. E poi ancora, qui ci fu
di nuovo la, vediamo la statua di Dante e vediamo anche la, la chiesa di Santa Croce, la piazza Santa Croce di Firenze, dove appunto ci fu una cerimonia abbastanza impegnativa e dove varie personalità parteciparono a, questo, a questa evenienza. A questa mi sembra che partecipò anche il sovrano in carica, diciamo. E poi possiamo vedere anche altre cose. Ci fu, ecco, però siamo nel 1921 e ancora non era stata ben sistemata la questione di Trento e Trieste. Apposta prima vi parlavo di confini non corrispondenti a quelli attuali, no? E qui possiamo vedere da queste fotografie o da queste vignette satiriche, perché quella che troviamo sulla sinistra non è una cartolina, era una cartolina, ma di quelle che appartenevano appunto a una categoria di satira. Proprio si voleva vedere in Dante, in quanto esponente della italianità generale, Dante che si erge contro l'aquila a due teste, che sarebbe l'impero asburgico, per rivendicare Trento e Trieste. E di qua pure c'è un'altra immagine sempre di Dante visto come una figura che si erge di fronte a queste città per cercare di riportarle. Cominciano ad esserci, ecco, queste piccole forme, potremmo dire, di utilizzazione della figura di Dante fra i vari partiti, no? Chiaramente in questa fase di festeggiamenti chi rimase molto in disparte proprio perché ancora turbato da come era stata condotta secondo lui la vicenda di Fiume, chiaramente non partecipò mai Gabriele D'Annunzio, il quale pensava che la sua assenza sarebbe stata, siccome era un'assenza di protesta, sarebbe stata notata e avrebbe potuto incidere sugli eventi successivi. Poi, se questo è avvenuto e se è stato, questo non si può sapere. E invece, ecco, aspettiamo un attimo, queste tre immagini sono molto significative. Descrivono una vicenda importante che si è svolta a Roma, perché Roma volle avvocare a sé in questa situazione del 1921, appunto l'anniversario, il sesto anniversario della morte, volle avvocare a sé la manifestazione più importante. E sapete che appunto Dante è morto il 14 settembre, no? Quindi proprio nel mese di settembre a Roma si decise di fare la manifestazione più importante, più significativa, come omaggio a Dante Alighieri. Però non fu fatta il 14, ma fu fatta il 20 settembre. Ora adesso nei nostri ricordi storici qualcuno farà un po' di sforzo per dire che è successo un 20 settembre a Roma. È successa la breccia di Porta Pia, no? La breccia di Porta Pia nel 1870, che appunto segnò l'ingresso delle truppe nella Roma ancora capitale dello Stato Pontificio, e da lì partì, diciamo, un po' l'unità d'Italia. Però mancavano le solite regioni che sapete, e quindi non era una cosa completa. E da questo poi scaturì, anche per altri motivi, per carità, la prima guerra mondiale. Allora, avevano scelto questa data del 30 settembre per festeggiare Dante, ma anche la deposizione dei resti del Milite Ignoto nell'altare della patria. Vedete, ognuno cercava un po' di tirare questa coperta da una parte o dall'altra, cioè un po' anche un'utilizzazione di Dante, della sua immagine e del suo senso di italianità, per interessi anche, per carità, nobili, perché era giusto che anche la nostra nazione avesse un suo Milite Ignoto e avesse un altare della patria. Però magari il discorso di Dante si poteva fare parte, secondo me, il 14 settembre e non il 20. E comunque anche questo è stato un fatto molto importante, insieme al quale, e qui veniamo alle foto, insieme al quale ci fu da parte della città di Roma la consegna alla casa di Dante, l'istituzione della casa di Dante, di quella che era la vecchia palazzina degli Anguillara, che vediamo molto bene nel quadro
in alto a destra, e che viene affidata a questa appena istituita Casa di Dante per volere del ministro degli esteri Sidney Sonnino nel 1913, per farla diventare un centro dantesco di grande importanza, dotata di una biblioteca fornitissima. E poi già, diciamo, potete vedere sulla sinistra i primi lavori che vennero fatti rispetto al quadro per renderla utilizzabile, e in basso a destra vedete com'era realmente una quindicina d'anni fa, 20 anni fa, quando è stata fatta questa foto. È un'istituzione tuttora in vigore, è una delle più importanti istituzioni dantesche italiane e è quella che veramente offre un centro studi di grande rilevanza per quanto riguarda appunto tutta la tematica dantesca. E quindi andiamo avanti, per cui potremmo dire che il 1921 tutto sommato ha dato a Dante una grande visibilità, ma non solo in Italia. Vediamo un po' che cosa è successo all'estero. Qui vediamo una statua del poeta che si trova a New York in un parco completamente dedicato a lui, che si chiama infatti Dante Park. E questo parco di Dante era stato costituito anche con già da un progetto partito dalla Società Dante Alighieri, che è un altro ente benemerito che si rivolge molto alla diffusione della cultura italiana in tutto il mondo, ma soprattutto hanno voluto, diciamo, aprirono anche lì una sottoscrizione per edificare questa statua nel luogo di in uno dei luoghi più famosi di New York, e questo è stato certamente un fatto molto gradito a tutti gli emigranti italiani che si trovavano appunto in America e che hanno fatto in modo che proprio venisse diffusa ancora di più questa cultura, e addirittura hanno preso, diciamo, una loro iniziativa, che è stata quella di far edificare a spese loro un'altra statua molto simile e di metterla poi invece in un'altra città, proprio perché così si potesse, anche a Washington. Ecco, a Washington c'è proprio la statua di Dante voluta dagli italiani d'America, e anche questo è un segno di quanto ci fosse di ormai di legame, di orgoglio, potremmo dire, dell'essere stati i compatrioti, dell'essere i compatrioti di Dante in un certo senso. Questa pure è una cosa molto molto interessante, interessante conoscere. Arriviamo, qui ecco, continuiamo a vedere non solo foto, ma anche calendarietti. Questo per esempio è un famoso calendarietto, un tipico calendarietto da barbiere, sapete, quelli tutti profumati, che non uscivano solo con le donnine o con i paesaggi di Roma, Venezia, eccetera, ma anche nel 40 ne fecero un'edizione proprio che aveva nella copertina esterna la Divina Commedia e dietro un'immagine, e poi mese per mese c'erano all'interno, no? C'erano sempre queste immagini dantesche accompagnate poi dal calendario del mese o dei due mesi messi insieme. Qui troviamo ancora, sempre siamo negli anni 50, no? Quindi diciamo la storia va avanti, ma l'esigenza pubblicitaria non manca mai. Qui vediamo che un'altra ditta di prodotti alimentari, il caffè in questo caso, la Lavazza, ricopia un po' il modello della Liebig. Anche questi mettono le varie immagini sulle loro confezioni di caffè, e c'è sempre nell'angolino in basso un qualche cosa che richiama il prodotto, un marchio del prodotto, una piccolissima tazzina fumante, e invece al centro ci sono sempre tutte scene dantesche. Continuando ad andare avanti, arriviamo al 1965, che è la penultima delle date che vi sto mettendo davanti, e qui possiamo vedere, ecco, anche un conio di una moneta proprio che ricordava questo anniversario della nascita di Dante. E
vedete che è la moneta da 500 lire, e in che forse qualcuno che colleziona monete ancora può avere a casa sua, e questo c'è il davanti e il dietro. Ma nel frattempo il mondo è andato avanti, e allora ci sono state, ecco, anche qui c'è una raccolta di francobolli che non sono solo italiani, ma come vedrete sono anche di altri paesi del mondo, sempre stampati in quella circostanza, sempre in onore di Dante Alighieri. Allora, andando avanti, vediamo anche questo: l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'INA, che cosa pensa di fare per celebrare, sempre per farsi pubblicità, di mettere l'immagine di Dante Alighieri con tutte queste fronde che gli escono dal cappuccio, che veramente mi sembrano tante. Girando ancora, ecco, l'olio Dante non poteva mancare. Questo qualcuno di voi se lo ricorderà, questa bottiglia con la targhetta, con l'etichetta di Dante, è girata per tanto tempo, e l'olio Dante è uno degli oli più conosciuti, almeno nell'epoca era uno dei più frequenti da trovare nei negozi. Altre immagini ci portano, ecco qui potete vedere le immagini di Dante in vari paesi del mondo, vedete anche quello russo, ecco un attimo, perché adesso dobbiamo parlare un pochino di quello che avvenne nel 1965 per celebrare Dante. Vi posso dire che ci sono state delle manifestazioni abbastanza importanti e abbastanza organizzate, ormai tutta l'Italia sta veramente partecipando in queste occasioni, e anche qui fu creato un comitato nazionale per le celebrazioni dantesche, mentre fino all'anniversario precedente c'erano stati comitati locali o comitati patriottici o diciamo vari comitati. Adesso c'è tutto raggruppato per volere del governo, e appunto per il 70° centenario della nascita abbiamo questo comitato nazionale delle celebrazioni dantesche, presieduto dal onorevole professor Luigi Gui, che all'epoca era il ministro dell'istruzione, oltretutto, e quindi ha saputo organizzare bene tutte queste attività, e c'è stata in Campidoglio una cerimonia molto importante il 31 marzo del 65, alla presenza del Presidente della Repubblica, che allora era l'onorevole Giuseppe Saragat. Milano, ecco, questa volta si è mossa anche Milano, organizzò per l'11 novembre del 65 alla Scala, al Teatro alla Scala, un concerto in onore di Dante. E altro avvenimento molto importante fu il fatto che anche il Papa, che allora era Paolo VI Montini, volle riconoscere questo anniversario e donò alla città di Ravenna una croce d'oro da mettere sulla tomba di Dante, che nel frattempo aveva già avuto qualche prima sistemazione. Volevi dire qualcosa? No, ho sentito, un intervento. E, diciamo che stiamo arrivando, ecco, proprio quasi ai nostri giorni, e ci arriviamo con un'altra manifestazione che già da qualche anno che si è sviluppata. Questo interesse che un grande fumettista giapponese, ha rivolto al nostro Dante, e è appunto... Aspetto. Go Nagai, lo vedete? Ecco, Go Nagai ha voluto disegnare e interpretare a modo suo. Go Nagai è l'autore di Goldrake, di Mazinga, è uno dei, diciamo, più importanti fumettisti, no? Di tipo del manga giapponese. E lui ha ripreso le immagini di quella commedia di Gustave Doré, che vi ho fatto vedere agli inizi della presentazione, e le ha ideate, sviluppate a modo suo. Però l'interesse del mondo dei fumetti
la vicenda di Dante, per la storia di Dante, non si è fermato lì, perché se andiamo avanti, ecco, vediamo un'altra scena proprio fumettistica tratta da un'altra raccolta che mostra appunto l'utilizzazione della figura dantesca e il fascino, potremmo dire, che questo personaggio ma realmente vissuto, ha potuto esercitare in questa storia. Questa si chiama la diabolica commedia di Cattivic, quindi è un po' tutto in veste ironica, perché invece che divina commedia, diabolica commedia, e poi insomma Cattivic sarebbe lui in qualche modo. È stata disegnata da Giorgio Somacal, mentre i testi sono di Moreno Burattini. Andando ancora avanti, ecco, vediamo proprio in questo anno, come vedete, tutte le pubblicazioni. Questo appunto il Circolo Letterario mette in evidenza la figura di Dante Alighieri. Poi andiamo ancora avanti, escono libri per bambini, la Divina Commedia, anche qui Dante è visto come una specie di animale, adesso non capisco bene se è un antilope, qualche cosa. E poi ecco, ho messo anche la vostra bella immagine, questa bella iniziativa che avete portato avanti e che sta ottenendo, penso, un buon successo, no? Poi ancora questa mostra di quest'anno, anzi del 20, che è iniziata nel 20 e finisce a gennaio del 2022, quindi pensare da quanto tempo la tengono fuori. Dove ritroviamo quell'immagine di Dante che spinge il dito, il tasto della macchina da scrivere per scrivere Olivetti, poi altre due immagini sempre d'epoca. E ancora andando avanti, l'ultimo uscito, Paper Dante, è uscito il 17 marzo, è della casa editrice Giunti, e anche qui, come al solito, Dante prende le sembianze, questa volta chiaramente di un papero, e è la prima volta che Disney fa questo. Mi sono permessa di inserire, dopo la settimana prossima, tutto il ciclo di letture dantesche che svolge ogni anno l'Accademia dei Filomartani, perché quest'anno è stato particolarmente intenso e faticoso per noi, perché appunto abbiamo dovuto fare tutto online, mentre era un'attività che si svolgeva così in presenza, potremmo dire. Però siamo soddisfatti perché è arrivata a tantissime persone e quest'anno non potevamo stare zitti, come non poteva evitare di partecipare la Società Dante Alighieri, il Comitato di Terni, che ha creato questo spazio di 15 minuti ogni 15 giorni, e abbiamo, anch'io ho partecipato, abbiamo dato dei piccoli input alla storia di Dante, ma molto molto significativi. Ultimo, anche nell'Umbria, anche il Sagrantino di Montefalco ha messo delle etichette sul suo vino famoso con l'immagine del sommo poeta, e non aggiungo altro, come non aggiungo altro sull'iniziativa del gelato Magnum, che ha dedicato tre prodotti diversi, tre tipi di gelato diversi, proprio a Inferno, Purgatorio e Paradiso, e addirittura per stimolare la curiosità e la golosità ne ha fatto uscire uno a marzo-aprile, l'Inferno. Adesso maggio e giugno abbiamo il Purgatorio, e luglio e agosto arriveremo anche in Paradiso, sempre col gelato. Pensate quante utilizzazioni in nome del povero Dante. Ancora concludo con una iniziativa che io ho condotto dall'anno scorso, perché appunto c'è anche il Dante D, diciamo, che è una manifestazione che si è ripresa dall'anno passato, e lo vedete qui nel piccolino. Dunque abbiamo fatto un lavoro attraverso un questionario che io avevo proposto a tutti i soci, che è venuto fuori questo omaggio a Dante Alighieri, e che ho portato avanti, come anche adesso continuo a fare, e che questo che vi dico, diciamo, in un certo senso dà un significato anche alla mia presenza di oggi. L'hashtag col quale stiamo conducendo tutte queste iniziative lo vedete a destra: io insisto con Dante. E scusatemi se oggi con voi sono stata anche troppo insistente, spero di avervi interessato, e spero, se ci sono e se Rita lo consente, se ci sono delle domande, di fare un piccolo dibattito, ma non lo so, dillo tu.
Per me va benissimo, se ci sono domande, prego. Sembra che non ci siano, però. C'è qualche curiosità? Avete sentito qualche cosa che non immaginavate riferita a questo poeta? Vi siete stancati di sentirne parlare, dice quest'anno? No, io vorrei dire, sono Attilia Frasca, sono un'insegnante di lettere superiore, molto amica di Rita. Ho apprezzato moltissimo questa sua conversazione, che è stata di una estrema piacevolezza, molto profonda nei contenuti, ma veramente molto interessante. Non ho proprio distolto l'attenzione veramente un attimo, e ci ha illustrato degli aspetti che veramente non conoscevo, perché al di là, vabbè, di Dorele, le cose, diciamo, classiche che possiamo conoscere, però anche l'utilizzazione pratica, diciamo, dalla Liebig alle varie campagne pubblicitarie, veramente c'è la dimostrazione che Dante è ovunque, intorno a noi, tuttora c'è stato. Quindi quando un personaggio raggiunge dei livelli di fama di un certo tipo, poi ecco, lo troviamo. Anche l'ultimo appunto è Paper Dante, che ho dei ragazzi a scuola che sono molto appassionati di fumetti e l'hanno apprezzato facendo il terzo, quindi fanno Divina Commedia, e hanno apprezzato anche questa iniziativa praticamente della Disney, insomma. Molto, è stata molto interessante, veramente ci ha aperto un mondo di conoscenze molto, molto piacevoli. Grazie ancora. La ringrazio, le auguro di poter continuare con i suoi studenti a portare avanti questo discorso, perché secondo me è anche questo da perseguire. La cultura può arrivare, può essere suscitata da qualsiasi curiosità, poi sta l'Italia la competenza del docente farla rientrare quando è necessario nei canoni ufficiali, sì. Diciamo. Però accettare anche, a meno che non siano proprio prese in giro vergognose, quello no, però di farla accettare da qualsiasi canale provenga, ecco, questo mi sembra importante. Però, grazie infinite. Professoressa, posso intervenire un attimo? Per me sì, finché la Presidente ci dà tempo, mi fa piacere. Sì, Umberto, ti volevo chiedere se c'era qualcosa sulla radio, eventualmente, evidentemente ce l'hai. No, ovviamente non voglio fare invasioni di campo, ma ovviamente devo fare complimenti alla professoressa per questa, cioè questa, veramente questa lezione è passata un'ora in maniera meravigliosa, con una visione, una latitudine visiva di Dante che indubbiamente, insomma, è anche piacevole. Però mi consenta finalmente una battuta, una cosa simpatica. Mi ha colpito particolarmente il fatto dei calendarietti da barbiere. Cioè, io quando andavo con mio padre, insomma, dal barbiere, potevo arrivare veramente, diciamo, a vedere le città, insomma, a cogliere le città, ma addirittura Dante non avevo questa contezza. Quindi veramente mi fa particolarmente piacere, perché quello veramente è l'idea di come Dante sia veramente universale. Entrare nei calendarietti da barbiere significa veramente entrare dappertutto. Quindi grazie veramente per il suo intervento, che per quanto mi possa riguardare è stato piacevolissimo. La ringrazio veramente, è una conferma. Questa del calendarietto da barbiere è una conferma della pervasività a cui Dante e il suo mito erano raggiunti, no? in poco tempo, diciamo. Ma io direi che sono anche il segno, come poi anche quando ho parlato delle rivisitazioni dantesche, ho detto che sono un segno di vitalità, no? Di questo autore che ogni epoca riscopre a modo suo, anche nei modi più popolari, ma insomma questo non implica che siano, per essere popolari non implica che siano negativi per la conoscenza, anzi possono destare delle curiosità che poi possono essere sviluppate. Anche quando parliamo di editoria per bambini, accanto al Paper Dante, per esempio, quest'anno mi è capitato di comprare a un nipotino anche Gerolimo Stilton e il mio amico Dante, insomma, no? Quindi praticamente è arrivato a coprire diversi aspetti. Quello che invece mi è sembrato particolarmente stimolante è quello che è stata una godibilissima lezione, conferenza che tu ci hai fatto. Mi è sembrato da sviluppare e
magari possiamo farlo, puoi farlo, posso farlo. Insomma, mi piacerebbe continuare a lavorare sull'aspetto politico di Dante, cioè sull'uso politico di Dante. Sì. Perché nel Risorgimento questo è stato lampante, parliamo anche di Guelfi e Ghibellini, Guelfi e Ghibellini, parliamo di tutta una serie di prese di posizione che vanno, no, in questo senso, ma lo è stato durante il fascismo, lo è stato, ecco, quindi in questi momenti cruciali anche della storia, l'uso politico che ne è stato fatto forse andrebbe un pochino, no, si potrebbe in un altro contesto, non era certo il tuo oggi ovviamente, no. Grazie, ma in un altro contesto a sé stante potrebbe benissimo essere stimolato. Ti ringrazio quindi di questa idea che hai lanciato, insomma. Benissimo, io sono sempre disponibile, lo sai, insomma. Poi per me lavorare con Rita, come con qualche altra collega di quel periodo che vi ho detto, è proprio un ritornare agli anni in cui abbiamo fatto tante cose insieme, anche belle, e anche, diciamo, è un piacere poterle riperpetuare in qualche modo, insomma. Cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, grazie. No, per carità, ma poi diciamo siamo stati un po' i capofila, adesso diciamo che in molte scuole superiori si fanno questo tipo di cose. Ma però infatti, noi abbiamo anche rischiato, Rita, diciamo la verità, no? Sì, con l'opinione pubblica, con tante situazioni. Abbiamo rischiato, però tante cose che noi abbiamo fatto, oggi ci sono, tu prendi le esperienze scuola-lavoro, no, gli scambi culturali, chi più di te, no? Gli scambi culturali hai cominciato tu a Terni, quindi ecco, diciamo che è stata un'esperienza che ci ha stimolato parecchio, questo è, sì. Non per ricordare le glorie passate, ma insomma. Però è quella che ci fa essere anche un po' pensionate sui generis, e è quello che Rita può anche trasmettere a voi come Unitre, no? E anche questo è un bel segnale, insomma, questa Unitre di Acqua Sparsa si sta facendo conoscere bene anche al di fuori dell'ambito cittadino, diciamo. Io ho un grande affetto per Acqua Sparta, chi mi ha sentito parlare altre volte lo sa, perché ho tanti ricordi della giovinezza, dell'infanzia, di parte della mia vita, e quando posso mi collego sempre volentieri. Spero realmente la prossima volta di poterlo fare insieme a Rita, insieme a chi vorrà, però dal vivo, guardandoci negli occhi come abbiamo fatto altre volte. Speriamo che questo sia possibile, ma grazie anche per quello che abbiamo potuto darci oggi reciprocamente, che è una cosa importante. E saluto... sperimentiamo anche questa. No, grazie, ci mancava questa esperienza, la stiamo sperimentando. Benissimo, grazie a tutti, vi saluto. Grazie, grazie mille. Grazie a tua figlia, grazie. Che è stato da assistente. Grazie. Alla buona realizzazione di stasera. Non ci sono stati, diciamo, interventi non opportuni da fuori, non è tutto tranquillo. Bene così. Arrivederci. Ciao. Grazie a lei. Grazie. Grazie a Umberto, come al solito, a Stefano per l'accurata regia del tutto. Ti volevo dire, Rita, per il prossimo appuntamento, quello del 27 maggio, sì.